DJ Chiama Italia. We Are Young, Janelle Monáe insieme con uno che si chiama Fan, di cui non sapremo mai niente probabilmente, tranne il fatto che ha fatto questa bella canzone. Il rumore in sottofondo era la lampo che si chiudeva, perché vuoi aprirla, come uomo, sapete qui rifarlo. Fa molto freddo, no? No, va benissimo. Guarda che fa un caldo che si muore qui dentro. Aspetta, aspetta sabato e domenica. Cosa succede sabato e domenica? L'inferno. No, domenica. Sì, sì. Pioggia. Domani pomeriggio e domenica. Ma tu stai in montagna. No, Nord Italia. In montagna. Viste sempre personali. Andiamo con ordine, mettiamo la sigla. Dopo la mezz'ora con Fabio Caressa, in cui si è parlato prevalentemente di calcio, parliamo sempre di sport, ma buongiorno uomo. Buongiorno. Bentornato. Giornata triste. Cosa è successo? Giornata triste perché un mese fa Cavallo Bianco, detto anche Caballo Blanco, corre nei pascoli del cielo. Urca. Mika Triu, questo era il nome di Cavallo Bianco. Ah, questa volta parti dritto così. Sì. Bravo, così non bloccarlo. Questo nuovo trend. No, sì, non bloccarlo. Perché lui era un personaggio incredibile. Un personaggio incredibile che nessuno, cioè pochi conoscono da noi. Ripetimi il nome. Mika? Mika Triu era il suo soprannome. Una storia misteriosa. Sì, una storia misteriosa. Nato negli anni 50, si mette a fare il pugile professionista. 7 anni di professionismo. Sono più le botte che ha preso, i pugni che ha preso, che quelli che ha dato. Non era un grande pugile. Aveva sempre un'ottima cera. Sì, a un certo punto negli anni 80 decide di correre. Correre. Ma non correre. Correre. Quando dico correre con la C maiuscola, sai cosa penso? Fare tanta strada. Tanta strada. E ha iniziato a correre queste... Però sei degli anni 50, era ancora molto giovane, 25 sì, anni, 30 forse 30, neanche. 30, intorno ai 30 anni inizia a correre queste gare di lunga distanza che ci sono in America. Sono dei trail da 100 miglia, la Western States, la Hard Rock, la 100 miglia sotto il cielo. Sono quasi 100 le gare di 100 miglia in America, sono tantissime. La sua prima gara la fa accompagnando un Indios Tarahumara. Gli Indios Tarahumara sono i famosi Indios che vivono nel Barranca del Cobre. Quelli che corrono tantissimo. Quelli che corrono, che hanno questi sandali. Quelli che cacciano correndo, giusto? Quelli che tantissimi anni fa, forse secoli, riuscivano a cacciare l'antilope. Cioè riuscivano a stancarla. Ricordiamo ancora una volta, sì, un popolo che corre dietro alle prede, sì, fino a quando la preda, esatto, si stanca. Perché muore, è vero che fatica. Alcuni animali sono molto più veloci degli uomini, ma sono molto meno resistenti. I Tarahumara correvano, infatti la stessa parola, popolo dal piede leggero, popolo della corsa. Tarahumara. E avevano questi sandali di cuoio che si chiamano waraci. E loro in pratica diventavano grandi attraverso un rito di passaggio che era una corsa, una lunga distanza calciando una palla di legno. Da questa tradizione e correvano calciando la palla? Sì, correvano calciando la palla. Questa era di legno. Una palla di un legno forse. Leggero, di un legno leggero. E questo Mika Triu accompagna un Tarahumara in una gara, una 100 miglia. E il Tarahumara non parla, non dice niente, ma i due si capiscono. Lui, Mika Triu, accompagna per le ultime 50 miglia questo Tarahumara, si appassiona di questo mondo e decide di andare nel Messico a organizzare una gara, un ultra trail, proprio con i Tarahumara e di aiutare questo popolo. Cosa ha fatto Mika Triu? Poi è diventato famoso per un libro che si chiama Born to Run. Lui è il personaggio di questo libro. In America girava, faceva conferenze e in uno di questi viaggi si è trovato nel New Mexico. Una mattina, il 27 marzo, decide di uscire per andare a fare una corsetta. Marzo scorso. Decide di uscire per andare a fare una corsetta. Esce dal motel, ha un cane con lui, si chiama Ghost Dog. Fa questa lunga corsa, ritorna
ritorna tranquillamente. Il giorno dopo fa un'altra corsa, più breve. Non porta dietro il cane e non torna più. Allora partono i soccorsi. 4 giorni di soccorsi. Elicotteri, 2. Corpi speciali, 30. Corpi a cavallo, 5. Ma cosa succede? Tutti gli ultra trail americani, i più importanti, Scott Jurek, Kylie Skagg, decidono di partire e andare alla ricerca. I poliziotti dicono: no, voi non potete venire, è pericoloso. Sai cosa gli dicono? Gli dicono: noi siamo gente che riusciamo a fare 100 miglia in meno di 24 ore. I vostri fuoristrada non ci riescono. E alla fine l'hanno trovato, morto. Cavallo bianco corre nei pascoli del cielo. È un po' come se Aldo Rock andasse a correre un giorno, bravo, e poi non torna più. Bravo, adesso c'è il buio, ma dopo il buio, Cavallo Blanco ha trovato la luce. In the dark.